via. Io ce l'ho fatta. Ok, ok. Vai, bravi. Vi ringrazio per essere venuti. Grazie a voi. Stiamo iniziando questo percorso, complicato, no? Lasciamo stare quello che è stato detto, noi pensiamo al futuro, andiamo avanti, ci abbiamo i nostri candidati, grazie per essere venuti anche voi, ci abbiamo Gian Diego, noi vogliamo lavorare tutti insieme per un ambiente sereno, per un centrodestra unito, sperando che questa campagna è vincente, perché i tempi e anche i sondaggi ce lo consentono. Noi ci impegneremo, voi vi impegnerete, facciamo una campagna serena. Anche se è splendido di cognome, non lo è di faccia, non fa niente, però lo comunque... Votatemi per pietà, allora. Comunque sia, noi siamo fieri di farlo, faremo tutto quello che ci verrà chiesto dal partito, dateci una mano e benvenuti a tutti. Fabrizia, vuoi dire qualcosa? Vuoi dire due parole? Organizzerò Miss Italia per festeggiare. Io vi ringrazio per la vostra presenza, perché è giusto che in qualche modo noi ci impegniamo per potervi portare alla rappresentanza del nostro territorio. Quindi un grazie davvero di cuore, anche perché non è la prima campagna elettorale che facciamo insieme, ormai siamo ben strutturati. Stando vicino a Tattarella, in pratica, no? E quindi praticamente siamo positivi. Io ringrazio anche Joseph Splendido per aver partecipato a questa inaugurazione del nostro comitato, che è il comitato di tutti, anche a Patrizia Melchior, che è venuta a Manfredonia, si è dato l'onore della sua presenza. Sergio Silvestris, che è in pratica ormai un grandissimo veterano della politica e comunque... Si è dato del vecchio, si è dato del vecchio, è un sinonimo. Un veterano della politica che non è vecchio, è donato per questa quindi, volta. Quindi va dato atto che comunque ha fatto moltissimo per il territorio, nonché anche il nostro Giandino Gatta, che è il... Non mi dà del vecchio, la luce, però c'è la luce del nostro territorio un po' più stretto. Grazie, grazie Franco. Ci impegneremo per potervi portare avanti. Io volevo proprio, prima di Fabrizio, che ci tengo, ieri, 19 anni fa, ci ha lasciato proprio un grande uomo, Tattarella, quindi consentitemi, stiamo a casa sua, un applauso all'ultimo grande statista del centrodestra, in realtà proprio uno degli ultimi proprio della politica italiana. Anche perché perdonatemi, scusatemi una gaffe che ho voluto, cioè che ho fatto, volevo dare anche il saluto alla Tateo, che in pratica è il nostro candidato alla Camera. E quindi volevo dare anche il grazie di lui. È importante spiegare a tutti come si voterà, perché qua ci sono anche gli operatori politici che non sanno, e anche addirittura i direttori dei TG locali. Avremo soltanto due schede, noi siamo della Lega, quindi consentitemi un po' lo spot, siamo un po' a casa nostra. Basterà per votarmi mettere soltanto una X, una barra sul simbolo della Lega. La Lega è l'unico partito del centrodestra che ha candidato un soggetto del territorio, perché altri partiti non l'hanno fatto. Quindi votando la Lega si voterà un rappresentante di Foggia, un foggiano, un membro della capitanata. E votando la Lega, mettendo la X sulla Lega, daremo una mano anche a questi due amici, praticamente, che sono membri di un altro partito, però questo sistema elettorale ci aiuta anche a dare una mano ai più nostri amici. Più componenti che membri, diciamo. Vabbè, poi membri, poi il discorso. E quindi vi ringrazio, ragazzi, porta a porta la campagna elettorale, perché è una campagna molto breve e si dovrà veramente girare famiglia per famiglia. Per quanto ci riguarda e per quanto riguarda loro, il sistema elettorale farà vincere i nostri amici con un voto in più. Quindi quel voto in più glielo dobbiamo dare, è quello che ci manca. Quindi il voto in più. Grazie ragazzi. Parola alle donne. Esatto, grazie. Parola alle donne. Questa è una legge elettorale che ha dato la possibilità alle donne anche di candidarsi e di mettersi in gioco. La Lega ha puntato anche molto sulle donne e sulle donne del territorio. Qui con me c'è Patrizia Melchiorre, insieme abbiamo lavorato tantissimo sul territorio di Manfredonia e di Foggia. Ci sono state le nostre lotte, sono state per
gli immigrati, per il caporalato, per quanto riguarda anche la violenza sulle donne, abbiamo fatto tantissimi gazebo affinché la legge Molteni per i reati efferati passasse nella precedente legislatura, ma non, purtroppo per cause di forza maggiore, non è passata. Per cui il nostro impegno è proprio quello di salvaguardare i diritti delle donne, avere asili nido ed ottenere asili nido gratis, ed avere maggiore sicurezza nelle nostre città. Questi sono i capisaldi, perché noi donne oggi abbiamo paura e vogliamo invece ritornare a vivere per far vivere bene anche i nostri figli. Aggrego a quello che hai detto tu, abbiamo lavorato tanto su Manfredonia, io sono sempre stata presente con i gazebo ed è una cosa importante, sembra un'eresia, però la nostra presenza è stata veramente importante. Le donne hanno un valore aggiunto, lo posso dire, permettetemelo. E io sono fiera soprattutto di essere parte integrante di questo partito, perché la Lega per me sin dall'inizio è stata importante e oggi stiamo arrivando ad un grande traguardo che il 5 ce ne darà atto. Io ringrazio tutti voi, auguro a tutti una buona campagna elettorale, a tutti noi, e grazie ancora, buonasera a tutti. Direi che è meglio dare la parola ai candidati, che sono le persone che più ci rappresenteranno domani, quindi spazio a loro, che secondo me sono le persone che hanno bisogno di manifestare il loro pensiero a tutti quanti noi. Ovviamente Silvano è il segretario della città di Foggia. Io vi ringrazio intanto per l'ospitalità, per l'accoglienza, e saluto tutti, innanzitutto i candidati della lista proporzionale, splendido Tateo, Melchiorre. Dobbiamo, come dicevi tu, marciare uniti, perché oggi il valore aggiunto che noi portiamo è la forza della coalizione. Altri perderanno perché non hanno saputo includere, non hanno saputo costruire una coalizione. Invece noi abbiamo saputo mettere insieme anime e sensibilità, qualcuno dice diverse, io dico no, anime e sensibilità condivise per allargare la proposta politica che noi forniamo al Paese. Il programma della Lega io lo sottoscrivo al 100%, e non solo perché ho condiviso, Anna lo sa, un'esperienza a Bruxelles con Matteo Salvini, con cui quando si parlava di immigrazione, quando si parlava di importazione, quando si parlava di Made in Italy, quando si parlava di difesa della vita e della famiglia, quando si parlava di lavoro, quando si parlava di donne, dicevamo le stesse cose, e in alcune occasioni, siccome abbiamo un cognome, diciamo, che inizia con la stessa lettera, qualche volta toccava prima a lui parlare, qualche volta parlavo io, e l'altro mandava, e uno mandava l'altro i messaggi, non mi è fregato quello che devo dire, perché dicevamo le stesse cose, e perché la pensiamo alla stessa maniera. Allora, essere espressioni di partiti, di che partito sei, no, da che partito vengo, ma oggi io mi sento un uomo della coalizione e voglio rappresentare la coalizione, e voglio dire, la voglio rappresentare fino in fondo, perché le idee dei governi di larghe intese, degli inciuci, dobbiamo vincere per fare un grande e bel governo di centrodestra, con tutti i nostri uomini, con le nostre forze e con i nostri programmi. Lo dico non per carpire, diciamo, la benevolenza vostra, perché tanto voterete tutti la Lega e mi voterete comunque, ma lo dico perché ci credo, perché quello che dobbiamo fare è che dobbiamo fare insieme. Abbiamo avuto la capacità di stare insieme e di trovare la sintesi migliore per dare un governo stabile, forte e credibile al nostro Paese. Dobbiamo spiegarlo a tutti e dobbiamo dire a tutti che bisogna andare a votare. Concludo. Il vero rischio è il disimpegno dei nostri elettori, di quelli che quando ricevono la telefonata dei sondaggi dicono no, io voto il centrodestra, e poi, siccome abbiamo vinto, non vanno a votare. No, dobbiamo, chi ha detto, il porta a porta, è la cosa più importante, dobbiamo andare casa per casa, raggiungere i nostri amici e ritrovarci in tanti qui, è un fatto importante, perché tutti si vada a votare, se andiamo a votare tutti noi che vogliamo che vinca il centrodestra, e allora davvero il 4 marzo ci potremo rivedere qua per festeggiare un grande risultato, e dal 5 marzo per iniziare una nuova stagione di impegno per questa terra e per il nostro Paese. Buona campagna elettorale e elezioni elettorali. Io sarò brevissimo, anche perché molto è stato già detto, parafrasando la terminologia, come dire, agraria, è stato arato quasi tutto il seminabile. Tuttavia voglio aggiungere qualche particolare. Credo sia significativo il fatto che i nostri manifesti non rechino la croce su alcuno dei simboli, proprio perché abbiamo voluto dare una lezione di eleganza, di stile,
ma dal forte contenuto simbolico, che è anche un contenuto, come dire, è anche una questione significativa e quindi di merito. Questa è probabilmente la prova generale per andare verso un grande contenitore che abbia in sé tutte le sensibilità e tutte le componenti del centrodestra. Proprio oggi Brunetta in un'intervista diceva che questa è probabilmente la premessa per andare verso un partito unico. Certo, ci sarà un lungo percorso, ci saranno da affinare delle sensibilità, probabilmente ci sarà chi la penserà diversamente. Una cosa è certa, siamo riusciti a coagulare attorno a 10 punti un programma comune, delle sensibilità diverse, delle personalità diverse, delle attenzioni diverse su quelli che poi sono i temi sui quali si deve appuntare la nostra attenzione, che sono diversi. Io in casa di Salvini mi sento a mio agio, perché tra l'altro annovero diverse amicizie personali e formulo per questo motivo non solo i più cari auguri a Joseph, a Patrizia, alla Tateo e a voi tutti. La vostra vittoria, la vittoria di Forza Italia, la vittoria della quarta gamba dell'UDC, cioè Noi con l'Italia, e la vittoria di Fratelli d'Italia era una vittoria di tutti. Poi si discuterà se dare priorità a questo o a quel punto del programma. Una cosa è certa, il programma è stato condiviso, io l'ho letto, è meraviglioso, e invito chi non lo avesse fatto a leggere i 10 punti del programma e ad approfondirli, dove c'è la trasfusione della sensibilità di ciascuno di noi sui temi dell'immigrazione, sui temi della sicurezza, sui temi dell'occupazione, della riforma del tributaria, della riforma fiscale, su tutti quei temi che hanno obiettivamente un significato particolarmente pregnante per le condizioni in cui oggi versa la nazione. La sfida è una sfida epocale. Possiamo, stando all'ultimo sondaggio, saremmo a circa 1,8 punti dall'avere la maggioranza assoluta, e in 20 giorni più o meno di campagna elettorale possiamo certamente conquistare quel 1,8 punti. Come? Sottraendolo a quel partito che annovera oggi il 37%, che ha una percentuale del 37%, che è il partito degli astenuti o degli astenendi. Dobbiamo cercare di strappare 2 punti percentuali a quel partito per avere la maggioranza assoluta. È un compito sicuramente alla nostra portata. Dobbiamo essere in grado di comunicare alla gente, di parlare, di ritornare in mezzo alla gente, perché sono certo che i nostri temi abbiano una particolare capacità di catalizzare i consensi, le simpatie e, perché no, le adesioni convinte, che possono trasformarsi anche in adesioni militanti per il futuro, perché questi partiti devono crescere e devono crescere insieme, bandendo le diffidenze, le riserve mentali, bandendo i rancori, i risentimenti che spesso, ahimè, fisiologicamente appartengono al mondo della politica, ma che i nostri leader hanno dimostrato tangibilmente di sapere accantonare per dare un futuro migliore alla nostra nazione. E la nostra presenza questa sera qui credo che sia la prova plastica della nostra capacità di coagularci attorno ad un programma comune, attorno a dei riferimenti valoriali comuni. Su quelli dobbiamo costruire una nuova nazione che sia a misura della nostra identità, che sia a misura dei nostri sentimenti, che sia a misura anche del nostro mondo, che è un mondo occidentale, fatto di valori, di conquiste, di passato, di vestigia, che qualcuno negli ultimi tempi ha voluto rinnegare. Questo è l'augurio che ci faccio, di perpetuare a chi verrà dopo di noi i nostri valori, ma anche la nostra cultura, le nostre radici, le nostre tradizioni. È una sfida epocale che diventa una sfida culturale, ancor prima che sfida economica. Grazie per quello che farete. E sappiate che io e Sergio saremo i punti di riferimento di tutta la coalizione e di tutto il territorio, perché il territorio viene prima della coalizione, viene prima di tutto. Mercoledì alle 5:30 in sala consiliare viene, per sostenere la nostra campagna elettorale, un nostro amico, anche lui diciamo conosciuto a Bruxelles, ma anche un grande giornalista, che è Magdi Allam. Quindi se avete piacere, mi farebbe veramente piacere che ci siamo tutti. La presentazione del suo ultimo libro è solo un pretesto per parlare dell'Occidente, dell'immigrazione, della difesa della nostra identità, della nostra cultura cristiana e dei nostri valori. Ecco, diciamo le stesse cose, e che venga un autorevole giornalista a sostenere questo impegno anche sotto il profilo elettorale. Per me Gian Diego è una cosa che mi ha tanto onorato, quindi mercoledì alle 5:30 vi aspetto in sala consigliare, ci vediamo tutti insieme con grande piacere. Noi ci saremo, noi ci saremo. Io l'ho ascoltato a Padi, è molto interessante.
l'abbiamo ascoltato a Bari, è molto interessante. Consentitemi di rivolgere per ultimo, ma non ultimo, un abbraccio, me lo consentirete, affettuosissimo a Fabrizio Tatarella, a cui ho fatto un giuramento che voi mi dovete consentire di onorare, e cioè di riscattare quei maledetti 400 voti che mancarono al padre per conquistare questo collegio. Ecco perché ci dovete aiutare a vincere e a far vincere soprattutto il centro-destra. Grazie. Io vi ringrazio, noi abbiamo 20 giorni per correre come i pazzi per consentire al centrodestra di avere la maggioranza assoluta, per non ritornare a votare. L'alternativa oggi, l'alternanza non è tra il centrodestra e il centrosinistra, ma è tra il caos e il centrodestra, tra la governabilità e l'instabilità. Votando il centrodestra in massa significa garantire il governo all'Italia. Votare il centrodestra in massa significa assicurare la certa elezione di Gatt e Silvestris, che sono tra i migliori prodotti della scuola di mio zio e di mio padre, perché Gian Diego è stato cresciuto da mio padre, Sergio è stato cresciuto in Federazione a Bari da zio Pinuccio, per cui su queste due persone io mi ci gioco tutto e ci metto la mano sul fuoco. Un ultimo appello, perché vedo Grillo, Barbaro e Davide di Noi con l'Italia, dobbiamo, Gian Diego, quanto più presto possibile fare un'iniziativa di coalizione. È inutile fare tante iniziative, 100 di Forza Italia, 40 di Fratelli d'Italia, 60 della Lega, 30. Noi dobbiamo fare un'iniziativa comune di tutto il centrodestra, che deve essere d'impatto e che deve funzionare da teaser, come diceva il fattore G Fortunato di 10 anni fa, di portare a far capire ancora di più che siamo attrattivi e vincere in questa città, dove la vittoria ci sfuggì nel 2001 per 300 voti e dove il centrodestra può essere maggioranza di governo. Per cui facciamo subito un'iniziativa di presentazione di Gian Diego e di Sergio con tutta la coalizione. Grazie. Andiamo dai nostri cugini di Fratelli d'Italia. Ognuno il suo, come si impone. Vanno rispettati. Grazie. Grazie a te, per quello che farete per noi. Grazie. Poi ciao. Teniamoci in contatto.